WhatsApp ha appena rilasciato le sue API cloud. Che cosa significa? Significa che finalmente potremo ufficialmente integrare WhatsApp con tantissimi altri tool e quindi andare a creare anche delle automazioni. Un esempio potrebbe essere inviare un messaggio WhatsApp a tutte le persone che si sono iscritte a un evento, a tutte le persone che hanno acquistato un nostro prodotto sul sito. Inviare un reminder dopo che l'utente ha acquistato un biglietto aereo con orario, destinazione, eccetera. Quindi utilizzare WhatsApp come un vero e proprio strumento di marketing anche in automatico. In questo video vediamo come fare grazie anche all'utilizzo di un altro tool che ci serve sempre per integrare le diverse app, i diversi software, che si chiama Public Connect, del quale abbiamo parlato spesso. Se ti interessano questi video, se ti interessano i tool di digital marketing, ti invito a iscriverti al canale e a seguire Lifetime Deals su tutte le community. Lascio come sempre il link in descrizione e non ci resta altro che andare a vedere nel dettaglio come creare integrazioni con WhatsApp e altri tool. Eccoci qui, per prima cosa dobbiamo andare su developers.facebook.com per andare a creare la nostra app di WhatsApp, appunto. In questo video faremo un'app di test ed è poi possibile ovviamente creare delle app ufficiali con il proprio numero di telefono andando a farselo confermare. Sono dei passaggi un po' più lunghi, ma guardando il test dovrebbe essere comunque chiaro come andare a creare un'app anche ufficiale. Quindi da questa pagina clicchiamo su My Apps, e qua Create App, tasto verde, scegliere Business. Qua basta dare un nome, allora diamo ancora test WhatsApp Lifetime Deals Italia 2. Una mail e scegliere un account business. Si può anche non scegliere, in questo caso nei passi successivi Facebook ce lo farà creare in automatico. Allora, diciamo che io ne scelgo uno e vado a creare l'app. Ok, non si può chiamare WhatsApp, quindi la chiamiamo WA. Ora mi chiede di inserire la password, la inseriamo. Ed eccoci qua. A questo punto dobbiamo selezionare WhatsApp chiaramente e cliccare su Setup. Quello che succede è che ci troveremo in una dashboard in cui avremo appunto un token con accesso temporaneo e scadrà in 23 ore. Per avere un token che non scade, appunto, bisogna andare a creare le proprie con il proprio numero l'app ufficiale. Noi ora usiamo quella di test. Come vediamo, ci mette a disposizione un numero di test, un phone number ID e un WhatsApp business account ID che ci servono. Ora, una cosa interessante è quella di poter creare dei template di messaggio e si possono creare cliccando qui. Come vedi, ce ne sono già diversi creati. E io ne ho creato uno che però non è ancora stato approvato, quindi bisogna attendere un attimo per l'approvazione, che è questo qua. L'ho creato sia in italiano che in inglese. Andiamo a vedere, si può creare un header che è questo, benvenuto su Lifetime Deals Italia, può essere sia un testo, sia un documento, sia un'immagine. Qua non posso modificarlo perché è in pending. Per quanto riguarda il body, si possono inserire appunto le parole, il testo che vogliamo fino a 1028 caratteri, ma soprattutto
come vedi, delle variabili, tra parentesi graffe, che ci serviranno poi, quando andiamo a integrare con altri tool, per inserire una variabile dinamica. Si può anche inserire un footer e si possono anche inserire dei bottoni, quindi delle call to action oppure delle smart reply. Quindi il template sarebbe questo. Una volta inviato, sarà in approvazione fino a quando Facebook, appunto, non decida di approvarlo. A questo punto, che cosa vogliamo fare? Facciamo un esempio. Vogliamo creare un form su Elementor che ci permetta di inviare poi un messaggio alle persone che compilano il form con questo messaggio di benvenuto. Andiamo quindi su Elementor. Ho fatto una pagina velocissima e ho creato un form solo con nome e numero WhatsApp. Una cosa molto importante è che gli utenti devono inserire il proprio numero con il prefisso internazionale senza il più. Quindi, in questo caso, se fosse il prefisso italiano più 39, dovrebbero inserire solo 39 seguito dal numero. Ora si può inserire appunto nel form una spiegazione di come fare oppure semplificare all'utente questo processo inserendo magari un campo per il prefisso, un campo per il numero e poi andando a modificare eventualmente con un formattatore di testo su Publi. Vediamo che ho creato test Elementor WhatsApp. Scegliamo come app Elementor, trigger event, new form submission e bisogna poi andare a copiare questo URL all'interno del nostro form Elementor, quindi andare su Actions After Submit, inserire webhook e poi nella tab webhook andare a inserire l'URL che ci dà Publi. Una volta inserito, possiamo catturare la risposta dell'utente, quindi facciamolo. E andiamo a inserire i nostri dati nel form. Quindi, per esempio, Alessandro, andiamo a inserire un numero di telefono e inviamo. Ok. Ora possiamo vedere che Publi ha appunto raccolto questi dati e possiamo inviarli su WhatsApp. Qua andiamo a scegliere WhatsApp Cloud API. Possiamo inviare o un messaggio di template come quello che abbiamo visto prima, oppure un messaggio di testo. Nel secondo caso, però, devono essere inviati a conversazione già iniziata. Quindi andiamo a inviare il nostro template e connettiamo. Ora io l'ho già connessa, ma si può tranquillamente fare Add New Connection e andare a inserire qua i dati che troviamo nella nostra dashboard di developers.facebook.com che abbiamo visto prima. In questo caso io scelgo la connessione che ho già creato e salvo. Perfetto, come vediamo, qua va a recuperare i nostri template. Benvenuto su Lifetime Deals Italia e tutti gli altri, ognuno è per una lingua diversa. Scegliamo Benvenuto su Lifetime Deals Italia, scegliamo la lingua, scegliamo il template e questo viene compilato in automatico. La cosa interessante è proprio qua, bisogna andare a mappare il mobile number, il numero di telefono al quale vogliamo inviarlo. Quindi andiamo a selezionare il campo del form di Elementor e possiamo inserire la variabile della quale avevamo parlato all'inizio, quindi in questo caso il nome. Perfetto. Ora,
Non ci resta altro che salvare e inviare una richiesta di test o semplicemente salvare e lasciarlo attivo. Mi darà errore perché questo template non è ancora stato approvato. Comunque proviamo. Ed ecco qua, template name does not exist, quindi deve essere ancora approvato. Ma per provare che questa cosa funziona, andiamo a selezionare il template Hello World. Language code inglese va bene e come vediamo abbiamo già mappato il numero, non ci sarà la variabile perché in questo template non c'è la variabile. Quindi andiamo a inviare la nostra richiesta e vediamo che in effetti l'ha inviata al numero di telefono selezionato. Questo è abbastanza semplice e si può fare ovviamente con qualsiasi trigger, quindi per esempio possiamo anche farlo con un Google Sheet, semplicemente andando a cambiare questo trigger. La seconda parte sarà uguale, quindi da un Google Sheet avremo le colonne che ci servono con le variabili e potremo mapparle all'interno di Public Connect. Abbiamo visto quindi come integrare WhatsApp all'interno della nostra strategia di marketing in questo momento per semplici messaggi di conferma, magari, però sarà sempre più evoluta questa integrazione. Se questo video ti è stato utile, ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like se ti va. E seguire ovviamente Lifetime Deals Italia su tutti i canali, Facebook, LinkedIn, Telegram, Twitter, Instagram e insomma su tutti i canali possibili. Ci vediamo al prossimo tool. Ciao!